FIFA a tutti ragazzi, io sono Ricky per Ultimate Team FIFA Italia e siamo qui oggi con una review pazzesca. Messi Team of the Year, 10 partite, 29 gol, vi fa già capire quanto sia devastante questo giocatore. Vi dico la verità, per me è un gradino superiore a CR7 Sif e non mi vergogno a dirlo perché ragazzi è davvero strepitoso. Poi arriverà anche la review di CR7 Toti e quindi lì faremo il confronto. Questo ragazzi è un giocatore assurdo, lo ripeterò all'ennesima potenza perché è troppo forte. Ma iniziamo subito a parlare di questo giocatore. 89 di overall, fantastico. 97 di velocità, che è un pro assoluto. Ha 100 di accelerazione. Come avrete visto, non ho messo le statistiche in game perché vi lascio in descrizione il link del sito dell'AE dove precisamente vi dice le caratteristiche, i valori di questo giocatore. Ha addirittura 100 di accelerazione, ragazzi, supera il 99. Poi 98 di equilibrio, quindi non cade mai. Davvero, ragazzi, non cade mai. 94 di velocità scatto e 97 di agilità. È agilissimo, è ai livelli di Di Maria, però ha più controllo palla, perché ha 99 di controllo palla. La caratteristica migliore di questo giocatore, secondo me, è il dribbling stretto. Potete anche fare destra e sinistra con l'agilità, ma il dribbling stretto, ragazzi, fa sì che questo giocatore non perda mai la palla, anche in area, anche se arrivano 5 giocatori a marcarlo, a cercare di togliergli palla, lui non la perderà mai, ragazzi, perché è sempre attaccata al piede la palla, sia per ricevere, sia per scartare, qualsiasi cosa. Poi, ragazzi, ha 99 di dribbling, quindi capite bene come sia facile saltare gli uomini. Poi 4 stelle skill, quindi potete fare tutte le skill che volete. Quindi, ragazzi, a livello di dribbling e velocità non ha rivale, è davvero fortissimo. Poi 94 di passaggi, fantastici anche questo, anche questi. 97 di corti e 83 di lunghi, e i lunghi sembrano anche qualcosina di più. Ha 98 di visione, quindi se lo mettete come l'ho utilizzato io da falso 9, vi farà fare 10.000 gol alle ali, oltre che fare tantissimi gol anche lui. 92 di cross, valore altissimo. E poi andiamo a parlare del tiro. Beh ragazzi, il tiro ha 96 sulla carta, che si trasforma in 86 di potenza tiro, che sembrava anche di più, sembrava 95. 95 di long shot, wow ragazzi, assurdi, vedrete dei gol pazzeschi. E poi 92 di tiri al volo. Io con questo giocatore ho segnato in ogni modo, di long shot, di tiro a volo, di precisione, in qualsiasi modo perché è troppo forte. Poi 97 di effetto, i tiri a giro sono una meraviglia ragazzi, ma veramente una meraviglia. Io non è che posso dirvi tirate a giro perché tira meglio, no, perché tira bene in qualsiasi modo. Poi a 101, avete sentito bene, 101 di finalizzazione, lui in aria praticamente è gol 10 su 10 e non mi vergogno a dirlo, non ho mai sbagliato un gol in aria, neanche di destro, che poi vi dirò che ha 3 stelle piede debole, che sono ottime tra l'altro. Neanche di destro mi sbagliava, assurdo. Poi vabbè, da fuori non entravano tutte, magari 8 su 10. Però ragazzi, ha un tiro strepitoso. Poi 82 di rigori, che è un valore ottimo alla fine. E, udite udite, 98 di precisione di punizione. Ne ho tirato solo una ed ho segnato, tra l'altro. Però penso che se ne avessi tirate 5 o 6, 3 o 4 erano dentro, perché sono veramente precise. Poi ha una classe questo giocatore. Davvero mi mancano le parole a volte per recensire questo giocatore, perché è troppo troppo forte. Potrei stare 20 minuti a parlare di questo giocatore per quanto è forte. Poi unico flop, l'ho voluto mettere, è secondo me il colpo di testa. Ha 108, quindi il valore più alto di precisione di testa. Però il problema suo è che è alto 1,69, quindi è penalizzato. Anche 87 di elevazione, però ragazzi non mi faceva un gol di testa. Ho provato anche a mettergli tante palle, tanti cross, ma niente, non riusciva. Poi ha 72 di forza fisica, che è un valore un po' bassino, però non è né un pro né un contro, perché alla fine devono prima prendervi, dico la verità. Poi ragazzi, era anche difficile recensire questo giocatore, soprattutto perché appena vedevano Messi Toti, mi entravano sulle caviglie, mi falciavano, era difficile davvero saltare l'uomo, ma non perché non riuscissi con le skill o con l'agilità e via dicendo, ma perché mi falciavano, arrivavano in 5 a falciarmi, vabbè. Poi 92 di stamina, valore ottimo, non si stanca mai questo giocatore. E poi work rate medio-basso, direi ottimo, poi è aiutato dal 99 di posizionamento, quindi perfetto. Quindi direi che, come avete capito, è un giocatore fantastico. Se avete 9-10 milioni, ragazzi, prendetelo e vi risolve le partite. Potete anche mettere tutti i bronzetti,
a fianco, ma lui vincerà le partite da solo. Ve lo giuro, ragazzi, è troppo, troppo forte. Ma riepiloghiamo i pro e i contro, anche se di pro ne ha a milioni. Long shot, passaggi, agilità, dribbling, velocità e finalizzazioni, le cose proprio migliori. E poi flop, il colpo di testa, e vabbè. Voto finale 10, ma gli darei anche 20, perché ragazzi è troppo, troppo forte. Bene ragazzi, la recensione finisce qui. Raggiungiamo, dai, almeno 200 mi piace per un top player del genere. Fatemi contento, perché è davvero assurdo. Se siete arrivati fino a qui, avrete visto tantissime clip, tantissimi gol fantastici. Ho segnato appunto in ogni modo. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!